troviamo all'interno dell'ambulatorio di fisioterapia Postura Lab 3D. Che cosa significa? In realtà abbiamo un sistema di ricostruzione dell'intero scheletro in 3D. Quindi è una tecnologia innovativa dove andiamo a valutare con un esame posturale e la ricostruzione proprio di tutto lo scheletro. Quindi prendiamo in carico il paziente, facciamo questo tipo di esame, poi eventualmente faremo la terapia che ha bisogno da fare e poi rifacciamo l'esame per vedere un attimino i miglioramenti che ci sono stati. Quali sono i servizi che l'ambulatorio offre? Allora, qui utilizziamo le tecnologie di ultima generazione come il laser TT, come Tesla Care per la riabilitazione del pavimento pelvico. Poi abbiamo tutte le terapie classiche come può essere una TECAR, la magnetoterapia, elettroterapia, ultrasuono, onde d'urto, sia focali che radiali. In realtà riusciamo ad abbracciare a 360 gradi tutte le problematiche inerenti ai dolori in generale. Momento storico con distanziamento sociale, eccetera. Come vi siete dovuti adattare a questo sistema in questo momento? Abbiamo adattato tutti i dispositivi di sicurezza che poi il Ministero ci ha consigliato, quello di igienizzare comunque tutti gli ambienti ogni volta che c'è il cambio di paziente, il distanziamento sociale, la sala d'attesa che era per 12 è diventata per 5, poi le mascherine, i guanti, visiera. E chiaramente andiamo a igienizzare tutte le sere tutto l'ambiente con il perossido di idrogeno. Certo, il paziente deve comunque sentirsi sicuro. Assolutamente sì, e questa è una priorità, perché d'altra parte anche noi quando andiamo nelle attività commerciali vogliamo la sicurezza a 360 gradi. Dottore, in quale stanza ci troviamo? Queste sono le stanze per fare l'esame posturale 3D, cioè in realtà riusciamo a ricostruire lo scheletro in 3D e lo scheletro lo ricostruiamo per intero. Poi andiamo a valutare l'appoggio del piede, andiamo a valutare anche la camminata e per confezionare i plantari ortopedici riusciamo a personalizzarlo al massimo, perché poi incrociando i nostri dati con i dati del tecnico ortopedico che fa la scannerizzazione del piede riusciamo veramente a fare un qualcosa di estremamente personale e di estremamente performante per quanto riguarda i risultati poi per il paziente.